Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Parliamo di sanità perché il commissario ad acta Paolo Frattura ha firmato il decreto con il quale taglia una lunga serie di prestazioni specialistiche e di servizi che saranno a totale carico dei pazienti. Un provvedimento che va ad aggravare una situazione già estremamente critica dell'assistenza sanitaria molisana. Anna Maria di Matteo. Il diritto alla salute e alla cura è uno dei principi cardine riconosciuti dalla Costituzione italiana eppure in Molise anche questo diritto è stato cancellato dall'azione scellerata del commissario ad acta Paolo Frattura che pur di far quadrare i conti della sanità sta tagliando servizi e prestazioni. E così con una precisione ragioneristica con decreto numero 43 dello scorso 8 luglio il commissario ad acta ha stilato un lungo elenco delle prestazioni specialistiche che ora sono a totale carico dei pazienti. Si va dagli interventi di chirurgia generale con l'utilizzo di azoto liquido del costo di 15 euro alla risonanza magnetica nucleare da 0 a 10 anni, costo 344 euro, ad altre attività diagnostiche per immagini come la spettroscopia in età evolutiva, la cui spese si aggira sui 580 euro. Sempre a carico degli assistiti, interventi di oculistica e tutta una serie di analisi di laboratorio e cosa gravissima la cancellazione di molte terapie riabilitative Operatorie. A tutto questo va ad aggiungersi il taglio dei lettini da decupito utilizzati negli ospedali perché considerati troppo costosi. Dunque un taglio generalizzato che non tiene conto in nessun modo di quella che è la realtà molisana, una regione tra le più anziane d'Italia, ma anche una regione alle prese con livelli di disoccupazione altissimi e quindi viene facile immaginare come molti malati rinunceranno a curarsi, a sottoporsi a interventi o analisi di laboratorio perché non potranno pagarli. Tutto questo è il frutto dell'attuazione da parte del commissario governatore Frattura del piano di rientro, mentre nulla si sa dei piani operativi presentati a Roma e sui quali sembra essere sceso un inquietante silenzio. Questo è solo l'ultimo esempio di macelleria sociale a cui ci hanno abituato ormai da due anni e mezzo Paolo Frattura e la sua giunta. È il momento di dire basta e di tornare al più presto alle urne, ha commentato indignato Italo Francesco Diorio, di responsabile del Dipartimento Politiche e Sanitarie di Fratelli d'Italia AN. Anche la Chiesa si spacca sul caso del giorno che coinvolge il Molise, da una parte l'Arcivescovo Bregantini che parla di un fatto gravissimo, dall'altra il Cardinale Ruini per il quale Casa Monica era un cristiano ormai redento, si tratta dell'eco mediatica intorno ai funerali eh, di colui che... Eh, gli uomini del suo clan eh, chiamavano il re di Roma esponente di spicco della comunità Rom della eh, capitale alle sequie funebri era presente anche una vasta delegazione di suoi parenti provenienti da Agnone, Isernia e Venafro dove da giovane lui Vittorio Casamonica aveva soggiornato sentiamo Enzo di Gaetano Anche la Chiesa si divide sul fatto del giorno l'eco mediatica intorno al funerale del cosiddetto re di Roma Vittorio Casamonica, al vertice del potente clan romano che controlla estorsioni e usura nella capitale. Da una parte l'arcivescovo di Campobasso Bregandini, che è intervistato da Repubblica parla di un fatto gravissimo che tuttavia può aiutare la Chiesa a fare un passo in avanti, fino a comprendere che il male è vicino a noi e a volte può arrivare fin sotto l'altare. La Chiesa di Roma ha l'occasione di comprendere che il suo territorio non è privilegiato. Non è migliore di altri, ma sul sito web della Basilica di Cinecittà il Cardinal Ruini precisa un aspetto importante. Ho assolto io Vittorio Casamonica, dice, è venuto da me a confessarsi, ora è un'anima candida. A dispetto del funerale faraonico per il boss, i parenti di Casamonica hanno dato alla parrocchia un'offerta di soli 50 euro, tanto per rispondere a certe insinuazioni sui soldi. L'offerta è stata 50 euro, 50 non 5.000. La chiesa non si è venduta, ha solo fatto il suo dovere, officiando un funerale. Le responsabilità in pratica sono di altri: di quelli che hanno permesso il volo dell'elicottero, l'affissione dei manifesti sulla facciata della chiesa e addirittura la scorta dei vigili urbani al carro funebre. E veniamo ai collegamenti con il Molise e con il clan dei cosiddetti Sinti Venafrani, presenti in gran numero al funerale. Qui bisogna sottolineare i legami tra i Casa Monica e la comunità rom Molisana. Vittorio Casamonica, insieme alla sua famiglia, arrivò in Molise dall'Abruzzo. Passando per Agnone, si stabilizzò a Venafro, dove visse fino a 19 anni. Poi, con i suoi più stretti parenti, emigrò a Roma. Ma a Venafro e a Isernia sono presenti suoi parenti e una nipote del potente capoclan. Infine, solo qualche anno fa, un giovane della famiglia Casa Monica si innamorò di una sinti venafrana appartenente al clan degli Spada e venne in Molise su un tir con a bordo un'orchestra che suonò melodie e canti d'amore sotto il balcone della giovane Venafrana. Insomma tanti legami e tutti all'insegna della tradizione Sintio-Rom che vuole funerali sfarzosi con tanto di musica per simboleggiare come una festa il passaggio all'altro mondo. Infine un commento. Ma è possibile che tutta l'Italia si interroghi e si divita sul funerale del capo di un clan di Sinti negli stessi giorni in cui il fatto di cronaca più clamoroso è un altro: la rimozione del capitano Ultimo, il comandante del nucleo investigativo dei carabinieri che arrestò Totò Riina e che negli ultimi tempi aveva indagato sullo scandalo Concordia, quello delle intercettazioni che parlano del premier Renzi e dell'ex presidente Napolitano. Per tanti il capitano non doveva osare tanto e perciò è stato licenziato. Ma non se ne parla. Tutti a scappare dietro al funerale dei Rom. Classico esempio di distrazione di massa. Argomento su cui il circolo magico del presidente del Consiglio Matteo Renzi è espertissimo e collaudato. I carabinieri di Campobasso hanno scoperto e denunciato una donna di 34 anni campana per tentata truffa ai danni della Caritas. Aveva posto all'incasso un assegno di 12.500 euro intestato appunto alla Caritas della diocesi Campobassana. Ma grazie alla solerzia del direttore della banca dove è l'ente ha eh, un conto e agli accertamenti dei militari dell'arma, il tentativo della donna non è andato a buon fine. Parliamo adesso di Zuccherificio, in questi giorni di incertezze si fa di nuovo avanti Diego Volpe Pasini, non chiedo nulla, ha detto l'imprenditore, mi metto a disposizione dei curatori fallimentari e sono pronto a fare la campagna bieticola facendo lavorare tutti i dipendenti. Sentiamo Manuela Iorio. Con la nomina da parte dei curatori fallimentari del nuovo amministratore unico dello zuccherificio del Molise, la politica è rimasta di fatto fuori dalla gestione aziendale. Non poteva essere diversamente dal momento che il fallimento della SPA, dove la regione era socia al 100%, ha lasciato la politica stessa senza alcun potere. Il nuovo amministratore Fabio Marone ora deve decidere insieme alla curatela se seguire la strada intrapresa dal suo predecessore Cianciosi e dunque tenere spenti i macchinari e mettere la campagna nelle mani dei mini impianti per il quale affitto, stando alle voci, è stato già dato un cospicuo anticipo, oppure se decidere invece di riaccendere i macchinari, offrire lavoro a tutti i dipendenti e di dare ancora la possibilità allo zuccherificio di restare un'azienda agroalimentare. Eh sì, perché negli ultimi giorni si è rifatto avanti Diego Volpe Pasini con la sua Area Food, che nel frattempo in questi mesi ha raffinato e rinforzato il piano industriale e coltivato barbabietole che ora sono pronte da lavorare si è infatti messo a disposizione dei curatori fallimentari, facendo sapere di essere pronto a riaccendere l'azienda a costi minimi e a fare una campagna di un mese, dando lavoro a tutti i dipendenti. Si salverebbero le quote e la stessa fabbrica verrebbe vista con occhi diversi da chi potrebbe essere interessato all'acquisto, darebbe insomma segnali che è ancora viva e non più solo l'idea di essere un carrozzone vecchio e arrugginito. Insomma c'è anche un piano B ora sul tavolo rispetto a quella che sembrava l'unica alternativa, cioè dell'affitto di un mini impianto, che comunque rappresenta pur sempre un salto nel buio con rischi molto elevati. Sul fronte sindacale, intanto, le associazioni di categoria hanno chiesto un incontro con il nuovo amministratore unico per capire a che punto sia la documentazione per accedere alla cassa integrazione e per avere notizie sulla campagna e sulla manutenzione della fabbrica. In Molise ci sono 56 posti liberi per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, l'ATA, ma ancora una volta i precari restano al palo. Lo sostiene la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL, spiegando che per i veti del Dipartimento della Funzione Pubblica non si procederà alle assunzioni in ruolo e nomini annuali conferite fino all'avente diritto, in attesa dell'eventuale transito del personale delle province al ruolo ATA. Il Sindacato ricorda che in Molise dal 2008 si sono persi 439 posti tra assistenti amministrativi tecnici e collaboratori scolastici. Trasporto ferroviario sempre al centro delle polemiche, con i pesanti disservizi che sono all'ordine del giorno. Il Forum per il trasporto pubblico locale torna ad attaccare Trenitalia e la Regione. Sentiamo ancora Anna Maria Di Matteo. I disservizi e i problemi sul trasporto ferroviario locale sono ormai all'ordine del giorno e nonostante gli annunci dell'assessore Nagni, la situazione resta grave come sempre e a totale carico degli utenti che, vale la pena ricordarlo, continuano a pagare non poco per un servizio a dir poco scadente. Una situazione sulla quale è intervenuto il forum per il trasporto pubblico locale che questa volta vuole fare i conti in tasca a Trenitalia. E parte dalle recenti dichiarazioni proprio di Nagni che ha annunciato l'impossibilità per il Molise di avere nuovi treni acquistati a livello nazionale con il contributo statale perché la Regione non ha ancora saldato il debito contratto dalle amministrazioni precedenti. L'assessore dichiara che la Regione sta pagando in rate convenute, qualche volta in ritardo, ha sottolineato il presidente del Forum, Filippo Poleggi. Ci permettiamo di ricordare a Nagni un consiglio già dato in precedenza. Le biglietterie non funzionano, ma il servizio viene pagato come da contratto. Trenitalia, giunto, esercita da molti anni utilizzando largamente il servizio sostitutivo su gomma, il cui costo è un decimo di quello del treno. Vogliamo provare allora documenti alla mano a fare un poco di conti? Se gli accordi in cooperazione zoppicano, ha precisato Poleggi, e il rapporto è semplicemente mercantile, si risponda con lo stesso criterio. Infine l'appello che sarà rivolto anche ai parlamentari molisani. La riforma delle ferrovie non funziona, ha detto il forum. Si era privatizzato per snellire, ma abbiamo creato solo due pesanti burocrati che non dialogano tra loro. L'Italia è lunga e freccia rossa non Basta. Quando si vorrà superare questo arrogante monopolio mascherato e liberalizzare seriamente il servizio è l'interrogativo posto da Poleggi, che attende ancora una volta una risposta. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine. La Polizia di Campobasso ha intensificato l'attività di contrasto allo spaccio di droga e all'abuso di alcol sul litorale. Controllati anche con l'ausilio della finanza diversi locali, una ventina per accertare se le licenze fossero in regola, così come i requisiti di sicurezza, il rispetto degli orari di chiusura, la somministrazione di alcol, il rilascio di scontrini e il lavoro non regolarizzato. Diverse le violazioni amministrative riscontrate dalla polizia. Intanto le ispezioni hanno portato anche al sequestro di droghe alla denuncia di due persone per assunzione di stupefacenti, tre persone invece segnalate per guida in stato di ebbrezza e controlli anche da parte dei carabinieri sempre in provincia di Campobasso e in città nei locali del centro 28, le persone controllate tra datori e addetti. A fine settembre le endocce di Agnone protagoniste sui navigli a Milano, intanto lunedì per Expo in una iniziativa del Lanci si parlerà di Alto Molise e comuni intorno alle Mainarde. Sentiamo. Il legame tra territorio e cultura. Un racconto che parla della terra, di come viene vissuta, respirata, amata da quei comuni dell'Alto Molise, quei borghi attorno alle Mainarde. Lunedì sarà questo il tema della quarta giornata promossa dal Lanci, l'associazione dei comuni italiani, per Expo a Cascina Triulza. L'artigianato, frutto di quell'incontro unico fra tradizioni, elementi culturali e ambiente, l'artigianato di cui si caratterizza il Molise con produzioni di alto livello, come ad esempio le zampogne di Scapoli, Protagonista della giornata d'Expo, l'associazione Sistema Turistico Locale Alto Molise che si impegna nella tutela del territorio. Quel territorio in cui spiccano, tra le tante cose, l'arte degli scalpellini di Pesco Pennataro, dei produttori, di coperte di lana di Capracotta e San Pietro Avellana, in cui sgorgano le acque di Rocchetta Al Volturno e Pizzone. L'appuntamento alle 19 dunque lungo il decumano con la parata del gruppo folk La Pecenera, seguito dalle comparse che accompagnano la maschera antropomorfa del Cervo di Castelnuovo, dagli zampognari di Scapoli dunque e dagli indocciatori di Civitanova del Sannio. Si chiuderà con il concerto del gruppo Patrios. Fino al 31 agosto nel mercato di Cascina Triulsa si potranno degustare prodotti enogastronomici. Il rischio desertificazione in Italia è molto alto, specie nel Sud. Lo rivela il Molisano Mauro Centritto, direttore dell'Istituto per la Valorizzazione del legno e delle specie arboree, anticipando allanza alcuni dei dati che saranno presentati mercoledì 26 agosto all'Expo dove è in programma un convegno scientifico sulla desertificazione appunto organizzato dal CNR. A causa del degrado del suolo per l'eccessivo sfruttamento il 21% del territorio nazionale è in pericolo, i numeri salgono invece a una media del 41% al sud, nel Molise il 58%, una delle percentuali più alte, con la Sicilia al 70%. A Civitanova del Sagno, l'ormai tradizionale appuntamento con la coppa, la carne e patate eh, cotta in un recipiente sotto la brace. E allora sentiamo Giuseppe Carriera. È cotta! Con questo grido liberatorio dopo tanta fatica per prepararla e attesissimo dalle persone che hanno atteso con trepidazione la sua cottura, anche per la prima serata dell'edizione 2015, la coppa, caratteristico piatto di Civitanova del Sannio, è tornata a soddisfare le attese di tanti buongustai. Nonostante la pioggia intermittente nella prima parte del pomeriggio, gli esperti volontari dell'Associazione Civitanovesi nel Mondo hanno preparato carne e patate, semplice ma gustosissima, grazie al metodo di cottura tradizionale, in uno scrigno d'acciaio di dimensioni giganti, posto su una base refrattaria e coperto di brace. In oltre tre ore di lenta cottura, i sapori si esaltano senza ricorrere a particolari ricette. La semplicità, unita alla qualità delle carni di maiale e degli ortaggi scelti, rende speciale questo piatto. È stato un lungo parto quest'anno, <ride> quest è stata veramente sofferta, il tempo non è stato clemente per niente, però questo gruppo di amici ci ha stupito anche questa volta. Abbiamo tenuto duro e alla fine il tempo è uscito alle nove. E la gente, devo ringraziarla tantissimi perché eh, ci hanno aspettato con pazienza sotto la pioggia fino all'ultimo istante e poi alla fine sono stati premiati loro e siamo stati premiati noi. Accanto alla coppa il classico pomodoro civitanovese costoluto di dimensioni importanti dal colore rosso acceso e dalla forma a cuore dolcissimo. Dolci tipici, pane locale e vino rosso fresco completano il pasto. In centinaia sono arrivati da ogni dove, moltissimi, ovviamente i turisti e gli emigrati di ritorno. Buonissima. Valeva la pena aspettare un pochino. Certamente, anche con questo tempo, però. Buon appetito! Siamo stati premiati poi alla fine. What's your name, Rose? Where are you from? We're from Toronto. <laughs> E come mai sei qui? Ah, è il compleanno della nonna del mio marito, fa 100 anni quest'anno. Okay. Hai assaggiato la pietanza? Buonissimo, grazie. E dove vive? A Toronto, Ontario, Canada. Senta, ma eh, lei a Toronto lo vede Telemolise? Sì, sempre, eh. lo guardo sempre. Co dove lo vede? È delle volte su internet, delle volte su Facebook, oppure me lo mandano, queste dicono quindi vede che cosa? Vede ah, quello, quello che fanno qui, no? E va buonissimo, e va proprio buono. Tu di dove sei? Where are you from? Vancouver, Canada. Le radio libere in Italia, in particolare in Molise, è il tema affrontato in un convegno a Riccia al villaggio Ciocca nell'ambito di una iniziativa appunto sulle radio libere. Sentiamo. la radio per arriva dalla gente. E se ci parla direttamente, che se una radio è libera ma libera verade. Così cantava Eugenio Finardi, amo la radio perché libera la mente, il titolo dell'iniziativa Riccia, Modulazioni di frequenza, le radio libere in Molise, l'interessante convegno al villaggio Ciocca in cui è stato affrontato non solo a livello locale, uno dei fenomeni più interessanti esploso alla metà degli anni 70, espressione di pensiero libero, musica libera in un periodo di fermento sociale e politico, le origini con Radio Caroline che trasmetteva su un mercantile dallo stretto di Gibilterra, Fino agli anni 90 con il riconoscimento di ciò che fino ad allora era clandestino, ma forse anche per questo. Visto come libero dalle gacce e costrizioni, in Molise oltre 50 le radio libere nel decennio d'oro. Al convegno presenti molti esponenti di emittenti radiofoniche, tante le testimonianze con l'intervento anche di Mena Dancona di Radio Luna Network. L'idea dell'iniziativa così spiegata dall'assessore comunale alla cultura del comune di Riccia, Antonio Santoriello. L'idea è venuta un po' di tempo fa. Eh e poi si è affinata nel tempo parlando con eh, le persone che a Riccia avevano fondato delle radio libere. Eh, è stato un modo per eh, rievocare sia l'aspetto nostalgico sia l'aspetto diciamo, della conoscenza eh, di quel periodo storico in cui furono fondate le radio libere, la metà degli anni 70. A Riccia c'è sempre stata una grande tradizione di radio libere, eh, la CBR Radio, Radio Venere, Radio Incontro, Radio Riccia. Ecco, in queste radio si sono alternati giovani eh, e meno giovani e hanno fatto gruppo, hanno fatto socialità e hanno sperimentato anche loro eh, nuovi linguaggi, nuovi comportamenti che si sperimentavano in tutta Italia. Interessante poi l'intervento del professor Ivo Germano, docente di Teoria e Tecnica dei Nuovi Media all'Università del Molise con un excursus storico sulle radio libere in rapporto con l'attualità. Si tratta di un'esperienza per certi versi ripetibile che però ha lasciato delle tracce, delle orme, dei calchi, delle suggestioni che singolarmente potrebbero essere riprese per potenziare in, soprattutto l'aspetto dal basso dell'accesso della... E bidirezionalità, della reciprocità, della complicità fra emittente e ricevente. L'iniziativa prosegue a Riccia anche domani sera in piazza Umberto, con Three Band Cover che interpreterà canzoni degli anni 70. Domani a Boiano tutto pronto per il ventesimo Memorial Nino Priolo, organizzato in occasione della gara ciclistica interregionale, per ricordare appunto Nino Priolo, già presidente della società organizzatrice. La gara valida come seconda prova del settimo trittico del Molise, organizzata dal GS Molise Ricambia SD, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport della Regione Molise. Alla gara partecipano atleti del ciclismo professionistico e dilettantistico a livello nazionale e internazionale. Prossimo appuntamento con la terza e ultima prova il 30 agosto a Castelpetroso è sempre domani ma a Bagnoli del Trigno a partire dalle 18 un ormai classico appuntamento per i più piccoli il trofeo Topolino organizzato da Angelo Camele anche primo cittadino del paese una manifestazione sportiva per bimbi fino ai 12 anni chiamati a cimentarsi in diverse discipline già 250 le iscrizioni aperte fino all'inizio delle gare sono invitati a partecipare i piccoli da tutta la regione un evento che rientra anche nel centenario della nascita di Topolino dunque l'appuntamento domani a partire dalle 18 a Bagnoli del Trigno. Da segnalare tra le manifestazioni organizzate dal cartellone dell'estate Altomolisana la mostra fotografica Agnone e Villa Canale ieri e oggi che mette in evidenza facce, situazioni e scorci del passato e del presente. Enzo Di Gaetano. Scorci del passato, volti giovani che ricordano momenti di vita di tanti anni fa, tradizioni e costumi che superano la prova del tempo. Questo e tant'altro nella mostra fotografica Agnone Villa Canale ieri e oggi. Le foto sono tutte di Gelsomino Iannicelli, un foto amatore che racconta la vita dell'Alto Molise e degli Alto Molisani attraverso i suoi scatti. Questa è la sesta edizione che espongo qui a Villa Canale. Eh, io sono un appassionato di fotografia da, da, da bambino, diciamo, e ho lasciato anche eh, l'eredità a, a mio figlio, il più grande, che è molto più bravo da me, diciamo, e ha l'attrezzatura più idonea per questi servizi. Questa mostra fotografica, è la sesta, ripeto, la sesta edizione è, è fatta a cura dell'Associazione Culturale Nuova Villa Canale. In particolar modo mi riferisco ai sposi. L'anno scorso ho presentato dei, dei singoli sposi, che saranno circa 200, 200 foto. Quest'anno ho optato su, per eh, i gruppi dei sposi, così vedere, possiamo vedere dei personaggi degli anni 40 oggi, magari che sono scomparsi qualcuno da, da tanti anni fa e, e, e la gente commenta e guarda e magari si rivede su queste foto. Poi sui bambini, ci tengo molto sui bambini perché ho cinque nipotini e, e mi piacciono tanti i bambini. Poi ho fatto le cose antiche, quelli sono del, dei paesaggi del, di Villa Canale degli, dagli anni 40, anzi dagli anni 30 ad oggi. Poi ho fatto le attualità, ho riprese l'associazione culturale, quest'anno ha compito 23 anni e io ho fatto delle foto, ho fatto delle foto dall'inaugurazione dall dell'associazione dall a oggi e ho, ho scelto le migliori fotografie, le ho, le ho ringrandite, come si può vedere, e ci sono questi fascicoli che ci sono oltre 10.000 foto con questa mostra fotografica. Nuovo appuntamento con la musica dal vivo domani sera a Monteverde di Boiano in occasione delle festività in onore di Sant'Emidio. Esibirsi sarà Paolo Meneguzzi, artista poliedrico, amato non solo in Italia. Ma anche in Svizzera, in tutta Europa e nel Sud America ha conquistato diversi dischi d'oro vendendo 2 milioni di dischi in circa 20 anni di carriera. Tra i suoi successi, vero o falso, è l'EIE, l'evento organizzato dall'associazione Don Albino Jovic. Sempre domani ma a San Martino in Pensilis, Schiuma Party organizzato dalla Proloco, special guest della serata Christian Galella. L'evento alle 22.30 presso il vecchio stadio comunale di San Martino in Pensilis. È tutto, termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.